guardi, anche lui muoveva alcune osservazioni, anche lei, scusi, muoveva alcune considerazioni sulla rilevanza economica, che non sto ovviamente a ripetere, a meno che non mi sia perso un po' di cose importanti da dire. Ecco, dove li ha portati? I dati sono su www.fieradicelli.it. Questi sono i dati che in fase istruttoria, giustamente, legittimamente, quei dati si vanno a recuperare, si possono recuperare in mancanza di altri dati, per quanto vi ho spiegato, su un sito che è www.fieradicelli.it, che ha ovviamente un proprietario, qui io però lamento perché non è il mestiere, così sembra che è una prima cosa. Il pubblico può rimanere in aula, è vietato parlare, è vietato gesticolare, è vietata qualsiasi forma di assenso o di dissenso, per cortesia. Basta, è tutta volta che devo fare dei gesti, la prossima volta mi vedo costretto a fare intervenire la polizia locale per far uscire il diretto interessato dall'aula. Dopo mi si dice che sono cattivo. Per favore, il pubblico rimane al proprio posto, in silenzio e ascolta. Sì, grazie. Sì, Presidente, sono perso, avevo praticamente finito. No, ci mancherebbe, non solo prerogativa, ci mancherebbe altro. Scusate. Quindi dicevo, sono stati trovati sul sito fieradicelli.it, ripeto che ha un proprietario, ci sono marchi, loghi, poi io per rispetto del luogo in cui siamo non lo cito, però non mi sembra corretto, ma lo potete fare tranquillamente, dove c'è appunto scritto per esporre i propri prodotti, significa mettere in vetrina 200.000 persone. Il frutto del proprio lavoro, sapendo che questo è scritto qui, come c'è scritto, oggi Fieradicelli è in grado di ospitare 150 spiritori. Questo lo dico anche qui per trasparenza, perché diciamo, la raccontiamo e troviamo anche parte chiara, ecco, poi probabilmente non saremo perfetti, perché ci mancherebbe altro, non abbiamo avuto questa ambizione, ecco, di essere perfetti, ma di provare con umiltà di amministrare in maniera consapevole, responsabile, onesta e seria il nostro territorio. Su questo non ripeto, le critiche tutte ben accette, le perdonerò tutte come facciamo sempre, ma su questi aspetti di serietà, di onestà, di legalità non diremo. Non intendo girare da un'altra parte o lasciare correre, perché non è una questione di rispetto dell'amministrazione, ma una questione di rispetto delle istituzioni che vanno oltre l'amministrazione a corsi, vanno oltre di noi e a tutte quelle che verranno a seguire. Ho concluso, grazie Presidente. Passiamo alle repliche. Allora. Grazie Presidente, grazie mille per la parola. Sono tornata a stare calma, a stare calma, come mi è stato suggerito. Questo. Mi sono
Grazie.
di intervenire il sindaco, prego. Scusate se passo davanti alla legge dei consiglieri, ma... No, è previsto che non lo fa. No, non è necessario. È necessario al fine del dibattito, perché si sta dicendo che cosa necessita a proposito di mischiare acqua. Per rendere la navigazione più volente, ma fa parte del gioco, quindi su questa acqua linea. Allora, dire che se non ha detto che la rilevanza economica non è stata accettata, probabilmente io questa frase l'ho detta, poi probabilmente ho aggiunto altro. Ok? Cioè che non è stata accettata dalla risposta che fa da non aver avuto risposte dall'operatore economico, ma che è stata accettata in maniera diversa. Ok? Io non ho detto che non è stata accettata in senso generale la rilevanza economica, perché fino a prova contraria, io non sono una persona molto intelligente, però quantomeno cerco di non contraddirmi se non dalla foga. Ecco, non avrei mai portato una deriva del Consiglio Comunale senza l'aiuto del Presidente e del Segretario, con tutto rispetto, per venire a dire che la rilevanza economica non esiste. Okay. È evidente che si è riportato una frase senza quello che ho aggiunto dopo, ma forse ho capito male io. Quindi vi confermo quanto appena detto adesso, completandolo. Quindi che, e poi sul tema dei dati, guardate, noi non è che abbiamo preso dei dati, figuratevi, non sono io quello che, no, internet, cioè, sono come quelli che vanno a curarsi su internet, no? Ci mancherebbe altro. Ma di fronte a una richiesta di dati, se i dati non ci sono, no, uno li da prendere. Se su un determinato sito ci sono scritte delle cose che qualcuno mi dice non essere vero, non lo so, voglio dire, poi ci sarà qualcuno che cosa che ha scritto, c'è un errore, non so cosa dire, insomma, ecco. Però, ecco, poi anche su questo, che era parentesi che mi sono dimenticato prima, e poi torno ad un aspetto invece molto importante che mi ero dimenticato prima, sul tema della rilevanza economica. Ora, io lo capisco bene che le cose devono essere oggettive e non soggettive, ci mancherebbe altro, poi l'amministrazione non si deve muovere così. Però credo che sia opportuno avere anche un po' rispetto delle intelligenze di tutti, no? Ecco, come fa una fiera campionaria che abbia 100, 150, 125 espositori, con la promozione, con tutto quello che ci gira attorno, a non essere un'attività? Questo, ripeto, è una, per metterla come una, tra virgolette, una polemica da dibattito, Come fa a non avere rilevanza economica? Per quale motivo un operatore economico in tutti questi anni, insieme a un altro operatore del terzo settore, l'ha realizzato? Sicuramente con degli aspetti volontaristici, ma di cui siamo grati. Un operatore economico investe risorse umane, economiche, di tempo, di tutto, nell'organizzazione di un evento, senza legittimamente guardare il proprio retorno economico? Presentatemelo. Presentatemelo, che lo ringrazio, dicevo, ma non in questa occasione, in tutte le altre. Se è mecenatismo, ben venga, che lo dichiariamo. Chiudo la legge del giornale di cui abbiamo parlato prima. All'articolo 1, le sue disposizioni generali e definizioni, al comma 2, dice, perché questo era un contenuto di risposta al capogruppo Pettazzoni di prima, che mi ero dimenticato, no? Se non sbaglio ci ha detto, con quello che chiudo, scusate, che la legge regionale dice che secondo la domenica, se non so, ricordo male, mi perdoni se dico delle cose sbagliate, in realtà la legge regionale dice un'altra cosa, al comma 2 dell'articolo 1, l'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità. Gli esercenti dell'attività fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza. Punto. Oh. Grazie signor Sindaco, qualche altra replica? Consigliere Toselli, prego. Allora, intanto lo dico subito al sindaco che non ci ha convinto, quindi la sua replica non ci cambia la posizione iniziale del gruppo. Nessuno dice che la rilevanza economica, non abbiamo detto di detto che non c'è un piano economico, quindi per noi è quello che è un aspetto fondamentale. Non ci ha convinto, come dicevo prima, la replica. Continuiamo a dire che secondo l'Inter, che è stato appunto attuato dall'amministrazione, non è corretto, non vuol dire l'aspetto di legalità, nessuno.
non finisce la malafede, quindi cambiamo subito l'argomento. Ma come abbiamo consigliato prima, non è consigliare, vuol dire che secondo il governo non è stato pienamente al corrente, perché noi si rivolgiamo alla parte politica, si rivolgiamo anche alla parte tecnica. Poi sono un'esperienza anche di amministratore di sindaco di parecchi anni, quindi dal mio punto di vista, quello che dicevo che ho detto il documento che ho consegnato, loro lo confermo, non sono stato convinto del contrario, secondo me il è stato un effetto sbagliato, tutto. Tant'è che il punto è stato una richiesta formale alla dirigente che ha bandito, diciamo, la missione di presso per avere alcuni chiarimenti, cosa che per dire non avevo, non c'è la ragione che non avevo fatto tutto, ma non è vero, come ha detto la domanda, è alcune richieste proprio alla dirigente, secondo me credo che sia dirigente competente anche per la manifestazione appunto di interesse per la fiera, perché anche lì non si comincia neanche lì, quindi vediamo che anche con la gestione di interesse non sia la seconda corretta. Ma lì cosa è un'unità di permetto sbagliato, cioè non possiamo andare a considerare una propria cosa come una stessa fuori, o cosa andiamo a modificare, cioè delle due. Questa è una delle consiglie che avevo fatta un mese e mezzo fa, due mesi fa, con tutti gli aspetti che abbiamo detto prima, dopodiché il dirigente avrebbe potuto fare un bando, una gestione di interesse, quello che è comunque che in questi 20 anni io non sono riuscito a fare così. Poi la parte mi dirà che in altro mondo è possibile farla, e questo a questo punto andremo anche a fare un'ulteriore verifica all'interno degli uffici. Quindi noi non ci sentiamo come gruppo 400 di lavorare su ITER, perché credo che sia comunque un interesse anche se parliamo anche di avere controversie, perché chi non inizierà con l'amministrazione non è, potrà fare delle cose, potrà anche appellarsi a un ITER burocratico, probabilmente non ha anche per cui il soggetto non è stato corretto. Quindi non credo che ci sia invece che bisogna fermarsi un attimo, anche se siamo positivamente in ritardo, ma non credo che ci siano dei recuperamenti di natura successiva. Quindi noi come dicevo, faccio usare anche la dichiarazione di gruppo, sempre arrivato punto, non parteciperemo proprio al voto, quindi uscire dalla camera, perché questo sia, ripeto, completamente sbagliato l'Italia, completamente sbagliato la procedura, e il punto non è discussione, ma è la fede, la legalità, su questo deve essere chiaro, nessuno sta dicendo che si stanno facendo le cose in fede, se voi sapete che da noi dal punto di vista democratico è sbagliato, deve esporre niente, ma così che i corsi. Quindi rischiamo fortemente che la fiera non si faccia. L'ultimo aspetto, Presidente, sulla parte secondo chiudo. La fiera della bilancia della rete del Comune non ha mai avuto un costo, non ha mai avuto un capitolo di spesa. Domani avrà un capitolo di spesa. Scusa, te ne vado i nostri buoni rapporti che abbiamo, quindi ci tengo a dire che